Oggi a Cani Gatti & Company si parla di comunicazione non verbale tra uomo e cavallo. Con Jenny Daller di Mattalia Horsemanship parleremo di come si può comunicare con il cavallo riuscendo a interagire con questo bellissimo animale. Jenny, come si fa? Devi capire quello di cui lei ha bisogno, di cosa deve fare, di cosa ha bisogno, di come deve agire, di come devi agire nel momento e quando devi stare fermo. Quindi questa pratica, questa disciplina, se così la possiamo definire, riesce a creare un collegamento tra l'uomo e il cavallo per arrivare poi a cosa? Crea un complicità tra tu e il tuo cavallo per avere in armonia e divertimento e molto più prestazione, se vuoi, in quello che volete fare. Quindi questo ti serve per le passeggiate, ma ti serve anche per la monta? Tutto, qualunque cosa, anche per semplicemente portarlo fuori in passeggiata, anche a mangiare l'erba. Noi vediamo qui Sandy, bellissimo esemplare di Quarter Horse, nato qui 19 anni fa e l'ho vista. Ed è la tua compagna di una vita praticamente. Praticamente sì. E con lei che cosa riesci a fare? Quasi tutto quello che voglio adesso. Invece all'inizio c'era un periodo in cui non riuscivo più a fare nulla. Non lo riuscivo a montarlo, anche portarlo fuori era terrorizzato. E ho avuto la fortuna di trovare questa disciplina qua, se vogliamo chiamarla così, che ti dà idea di capire perché lei lo fa e cosa tu devi fare per far sì che lei stia meglio. Come hai incontrato Mattalia? So che è l'ideatore di questo progetto. Come l'hai incontrato e soprattutto come hai abbracciato questa disciplina della comunicazione non verbale con il cavallo? Lui l'ho trovato a Reggio Emilia, alla fiera di Reggio Emilia, e l'abbiamo invitato a venire giù a fare il corso da noi e lui è venuto a fare il corso di questo e dopo ho fatto il percorso di diventare un suo istruttore. Come si è composto questo percorso? Ci sono vari corsi di 2 giorni l'uno, li fai possibilmente con lo stesso cavallo per andare avanti e se arrivi a un certo livello arrivi a fare il corso istruttori, che poi hai la qualifica di poter insegnare la base di questa cosa qua. Per praticare gli esercizi che tu riesci a fare insieme a Sandy, di che cosa hai bisogno? Abbiamo bisogno di queste attrezzature qua, molto semplici. La capezza è leggerissima, praticamente indossato al cavallo non lo sente. Invece la corda prova a sentire, è più pesante, però sembra viva. Qualunque cosa che tu fai con la corda si muove ma smette. Qui c'è lo stick che è non un frustino, una frusta, ma l'estensione del tuo braccio e tu puoi tranquillamente accarezzare il cavallo. Sì, grazie Tata. Accarezzare il cavallo con questo. Si crea ovviamente in questo rapporto una gerarchia. In questa gerarchia tu che ruolo hai? Devi essere il capo, devi essere il leader, perché il cavallo ha il leader e quelli sotto. E questo è molto semplificato, però se non sei il leader, sei quello sotto e il cavallo prende il sopravvento. E per stabilire questa gerarchia, appunto, utilizzando metodi, diciamo così, tra virgolette, anche se non è la definizione giusta, dolci, come si fa? Chiedi, ottieni e premi. È tutto lì. E adesso vediamo qualche esercizio in cui, appunto, Sandy ci farà vedere com'è questo rapporto con te, quindi comunicazione non verbale con il cavallo. Il primo esercizio. Il primo esercizio serve a togliere l'istinto di fuga dal cavallo, in modo che le cose strane, improvvise, non lo spaventano tanto da farlo fuggire. Tu utilizzi lo stick? Qualunque cosa puoi usare, le braccia, puoi saltare. L'importante, vedo che tu fai questo gesto di muovere lo stick da una parte e dall'altra, perché? Perché la ripetizione delle cose ai cavalli crea tranquillità, perciò lo fai, poi smetti. A un certo punto i cavalli capiscono che possono anche stare lì a mangiare. E successivamente passi appunto agli esercizi veri e propri. Passare a risensibilizzare il tuo cavallo a quello che vuoi tu. E attraverso la corda tu riesci a fare cosa? Attraverso la corda comunichi quello che vuoi, in modo molto semplice. A seconda di quanto tu lasci la corda oppure la tiri, Sandy capisce se deve avvicinarsi o deve allontanarsi.
crea una pressione che lei segue in qualche modo. In questo momento sta seguendo poco, ma è contenta e questo per me va anche bene. E poi alla fine degli esercizi, come dicevi, c'è sempre il premio. Il premio in questo caso può essere rappresentato anche da cosa? In questo caso decisamente presentato dal cibo, in questo caso, ma ci sono anche lì tante altre cose che possono essere, perciò lei vuole quello e a me sta bene. Quindi adesso Sandy bruca l'erba e questo per lei è il premio di oggi. Jenny ha un'altra amica a quattro zampe oltre a Sandy, c'è Joy che è una bellissima cagnolona, quindi un rapporto con un cane e con un cavallo. La differenza che tu vedi tra il rapporto tra te e Sandy e il rapporto tra te e Joy? Oh, caspita, cane è il miglior amico dell'uomo, è lì per te quando stai male, è lì per te quando stai bene, è sempre lì, è sempre una gioia avere un cane intorno. Il cavallo ti porta anche in giro, c'è una differenza. Beh, vado fuori con tutti e due insieme e ci divertiamo da matti, ma non saprei quale è meglio, mi piacciono tutti e due. Noi adesso ci troviamo in una splendida cornice poco sopra Torre Chiara. Dove siamo esattamente? Siamo nell'azienda di Lamoretti, dove noi abbiamo permesso di passare con i nostri cavalli anche a lavorare e siamo molto contenti di questo. Quindi tu con il tuo gruppo arrivi qui e fai le passeggiate. Sì. È importante parlare anche di sicurezza, quindi. Molto. Questo Mattel Horsemanship soprattutto è indetto alla sicurezza nostro, cavallo e tutto quello che ci sta intorno. Che cosa vuol dire sicurezza quando si parla di uomo-cavallo? Significa che il tuo cavallo deve essere tranquillo, non deve essere schizzo, deve essere pronto a seguire qualunque cosa che tu glielo chiedi. E in questo modo tutto il nostro lavoro è porta verso questo, in modo che vai fuori e ti diverti, che se non ti diverti... Divertimento per te e anche per Sandy. Sì, decisamente. Per entrare in contatto con Luciano Mattalia, che è l'ideatore di Mattalia Horsemanship, e quindi anche con Jenny, che fa parte di questa struttura, i nostri telespettatori cosa possono fare per avvicinarsi alla pratica appunto della comunicazione non verbale con il cavallo? C'è un sito internet che si chiama ancora www.horsemanprogram.it. Vai su quello e ci sono tutte le informazioni che tu puoi chiedere. Nome degli istruttori, numero di telefono, posti, tutto.